Buongiorno a tutti, cari ragazzuoli, benvenuti o bentornati nel mio canale. Come sempre, da prassi, prima di partire vi voglio ricordare che nell'info box sotto in descrizione potete trovare tutti i link riguardanti i miei social. Facebook, per quel che concerne le offerte che di giorno in giorno trovo in giro per il web e che raggruppo nella mia pagina Facebook, il canale Twitter, dove potete trovare anche là i miei video spammati, la mail del canale è molto utile se volete contattarmi riguardo dubbi, consigli e via dicendo, e soprattutto il gruppo Telegram che se ritenete opportuno raggiungermi anche là ne sarai ben felice, così da poter durante l'arco della giornata chiacchierare tramite appunto la messaggistica di Telegram di videogiochi e tecnologia a 360 gradi. Benissimo, oggi vi voglio portare questo nuovo video per farvi conoscere, perché sicuramente tanti di voi ancora non lo conosceranno, un gioco che secondo me da qua a un po' di tempo potrà riscuotere molto molto successo, almeno nell'ambito PC. Perché, signori miei, stiamo parlando di Paladins. Questo gioco appunto già disponibile ancora in versione beta appunto su Steam, scaricabile gratuitamente sia adesso e sia quando uscirà, perché quando uscirà in formula definitiva sarà rilasciato con la modalità free to play, sicché insomma il gioco sarà sempre gratuito e potrà appunto chiedervi se volete, come tutti i free to play, spendendo dei soldi potrete appunto avere dei benefici durante il gioco, ma non è assolutamente necessario, è sempre facoltativo come in tutti i free to play. Che cos'è Paladins? Allora, spero di riuscirmi a spiegare. Prendete il 95% di Overwatch, anzi il 90% di Overwatch. Prendete il 5% di Hearthstone e il 5% di Hero of the Storm e avrete Paladins. Perché dico questo? Perché innanzitutto è una copia spudorata di Overwatch. Secondo me siamo ai limiti del plagio, però diciamo che ben venga essendo un titolo gratuito. Ha appunto una piccolissima parte di appunto di Heroes of the Storm, perché abbiamo la possibilità di utilizzare anche soprattutto dei pet, ma ha anche una modalità MOBA, diciamo, e quindi alla fine somiglia un pochino anche a Heroes of the Storm, e ha anche, prendendo dai giochi diciamo di carte, la possibilità appunto di sviluppare il nostro personaggio appunto scegliendo da dei deck di carte, e quindi diciamo che raggruppa un po' di generi, però il 90% e forse anche più è molto similare a Overwatch, e sicuramente se vi piace il genere e magari per qualsiasi motivo non avete ancora comprato Overwatch, questa qua secondo me è una buona occasione, una valida alternativa al titolo Blizzard. E quindi dai, cosa dire? Non voglio perdermi come sempre in tante chiacchiere, perché adesso come sempre vedremo i primi minuti di gameplay, giusto quei 10-15 minuti di gameplay, tanto che possiate farvi un'idea di cosa effettivamente stiamo parlando. Quindi facciamo partire subito questo Paladins e vediamo di cosa si tratta. Bene amici, eccoci qua, come detto, sulla beta di Paladins, questa sorta di Overwatch in versione free to play. Come possiamo vedere, qua abbiamo il menu principale di gioco, dove appunto potremo giocare subito. Qua abbiamo lo store, ovvero il negozio, come vi ho detto in precedenza, che a fronte di soldi reali possiamo diciamo far sviluppare il nostro personaggio, oppure comprare degli abiti, diciamo solo cose estetiche, quindi che non vanno tanto a favorire diciamo quelli che spendono soldi. Quindi da questo punto di vista non è una cosa negativa.
E quindi qua abbiamo la lista di tutti i champions, di tutti i campioni presenti nel gioco. Si nota subito comunque la netta somiglianza con Overwatch anche a livello di character design. Io vi faccio vedere quello che uso io sempre, che si chiama Kinessa, e praticamente altro non sarebbe che la versione femminile di Soldato 76, appunto, che si può utilizzare in Overwatch. È il mio personaggio che attualmente uso più spesso, anzi, a dire la verità, ho sempre usato solo questo perché mi trovo molto bene. E quindi va bene così. Però abbiamo moltissimi personaggi, abbiamo il drago Drogoz, abbiamo il robot Bomb King, poi abbiamo il furry Pip, cioè veramente ce n'è per tutti i gusti. Ecco, una cosa da sottolineare è che, come vedete, alcuni personaggi non sono disponibili da subito. E quindi il gioco ci fa scegliere due modalità per essere sbloccato. O potremo appunto sbloccare con i soldi che guadagneremo di volta in volta giocando, che appunto in questo caso ne servono 5.000 per sbloccare Androxus. Oppure, se diciamo non vogliamo giocare tantissimo, non vogliamo aspettare tanto per avere il nostro personaggio sbloccato, pagando in questo caso 200 diamanti, potremo sbloccarlo immediatamente. Per questo vi dicevo, è un free to play a tutti gli effetti, perché ci dà anche la modalità di scelta di come uno si vuole comportare. In questo caso 200 diamanti, qua andando nello store e praticamente comprando i cristalli, scusate, non cristalli, non diamanti, 200 diamanti corrispondono a 5 euro. Quindi se noi paghiamo 5 euro, il personaggio viene subito sbloccato, e se no dobbiamo giocare varie partite per accumulare i soldi necessari per sbloccarlo. Quindi io direi di cominciare subito una partita. Ah, qua c'è anche, analogamente a Overwatch, anche qua ci sono i chest, cioè una volta che saliamo di livello ci danno la possibilità di aprire appunto uno scrigno, e all'interno, in maniera molto random, ci saranno delle carte, delle skin, tutte delle cose che andranno a migliorare i nostri personaggi. Ok, io direi di partire subito con la nostra partita. Intanto qua possiamo scegliere cosa fare, possiamo scegliere di allenarci, di fare una partita customizzata, di fare una partita competitiva, ma come vedete il gioco non ce lo consente, perché per fare questa modalità bisogna avere 12 campioni nel nostro attivo e tutti quanti praticamente di livello 4, quindi bisogna giocare un bel po'. E o se no la modalità casual, appunto, che ci dice affronta una battaglia contro altri giocatori. Quindi noi faremo questa. Ok, prendiamo parte al match. Benissimo, amici, come detto, questa qua adesso siamo nella modalità della selezione del personaggio. Non ho potuto prendere Kinessa perché mi hanno fregato sul tempo, perché purtroppo diciamo questo gioco qua non consente di avere due personaggi uguali, diciamo, nella stessa partita, e quindi ho ripiegato su Victor, che comunque, dai, non si discosta più di tanto dalle caratteristiche di Kinessa. Perfetto. Siamo nella mappa della foresta incantata. Ok. Allora adesso ci prepariamo ben bene a fare questo scorcio di partita. Ok, ci siamo. Ecco, queste qua, come vi dicevo, sono le carte relative al personaggio di Victor, perché ogni personaggio logicamente ha le sue, il suo deck di carte per essere potenziato. Perfetto, siamo all'interno di questa, non saprei come definirla, di questa cascina, questo ok. Con il tasto I potremo appunto
fare l'upgrade al nostro personaggio. In questo caso io mi prendo il Life Rip, che sarebbe praticamente che come potenziamento appunto ci dà la cura in caso di uccisione di un nemico, e quindi è molto utile. E qua, come vi dicevo, la somiglianza con Heroes of the Storm, perché appunto abbiamo anche i pet, ovvero in questo caso dei cavalli, che ci consentono di muoverci più rapidamente. Adesso attenzione, che qua ci saranno sicuramente già i primi. Infatti, cioè, vedete che, come vi dicevo prima, la somiglianza con Overwatch è, non dico palese, ma di più. Ecco, infatti mi hanno subito ucciso con un singolo colpo di cecchino di Kinessa, porca miseria. Allora, sostanzialmente la battaglia si svolge in due modi, cioè in due modalità differenti. La prima praticamente dovremmo prendere possesso di catturare un avamposto, tipo il classicissimo cattura della bandiera, che adesso abbiamo perso mestamente. Vediamo se riusciamo a uccidere qualcuno. Dai, che forse ce la facciamo. E muori. Adesso però qua ne ho. Dai, uno l'abbiamo seccato. Ecco, vedete, catturare l'avamposto fa sì che praticamente esca questa sorta di carro, come appunto succede anche su Overwatch. E adesso, nel mio caso, dovrò impedire, quindi difendere, impedire che raggiunga la sua destinazione. Mentre in caso di attacco succederà l'esatto contrario, cioè bisogna praticamente far sì che il carro raggiunga la sua destinazione, che sarebbe in questo caso questa, e noi dobbiamo difendere e evitare tutto ciò. Ma non è semplice, anche perché vedete che ci sono dei giocatori veramente veramente forti che ti one shotano in un colpo solo, e quindi diciamo che la cosa non è assolutamente facile. Mi sa che questa volta qua la perdiamo mestamente, assolutamente sì. Poi se ci mettiamo il fatto che io sono nabbo a livelli astrali, quindi. Infatti abbiamo fallito la nostra difesa. Vabbè, dai, facciamo questo ultimo round. Vediamo se possiamo equipaggiare qualcosina. Sì, mettiamo lo scudo, che praticamente questa carta riduce il danno diretto degli avversari. Quindi dai, va bene. Una cosa che mi ero dimenticato, come vediamo nel LUD sotto, praticamente abbiamo con E facciamo la nostra mossa finale, sempre come in Overwatch, e con altri tasti possiamo praticamente abilitare delle funzioni secondarie, solo che però adesso sono vietate e si abilitano appunto in determinate situazioni. Adesso faccio la mia mossa finale. Ecco, però intanto mi hanno seccato uguale, l'arciere mi ha seccato uguale. No, come dicevo ragazzi, cioè io vi consiglio comunque di, se avete un PC e con installato Steam, scaricatelo, perché comunque intanto è un gioco molto molto leggero, che non necessita di PC potenti assolutamente. E poi comunque avrete tutto quello che offre Overwatch, però in modalità gratuita, in modalità free to play, quindi secondo me
secondo me non è una brutta occasione, anzi bisogna farci un po' la mano, perché comunque bisogna giocarci almeno 5-6 partite per capire come funziona il tutto, ma quello diciamo è sicuramente il male minore. Perché io adesso sto utilizzando anche un personaggio che non è quello che uso io sempre, e quindi mi sta trovando anche un po' così, però non so se aiuto. Vai, qua l'abbiamo ucciso, attenzione. No, vabbè. Come vedete l'arciere qua è una femmina, mentre su Overwatch abbiamo Hanzo, però le caratteristiche sono le stesse. È pazzesco, ne abbiamo ucciso uno, grandissimo. Però a nostra volta ci hanno fatto secchi, perché Kinessa è secondo me il personaggio più bilanciato del gioco, almeno per quello che penso io. Poi però non me l'hanno fatto scegliere, brutti cattivi. Grande. Però il carro è quasi arrivato, bisogna impedire che, anzi spingiamolo via. Dai, anche forse questo qua lo facciamo fuori, grande. No, brutto carro. Però se non mi lasciate neanche il tempo. E infatti ragazzi siamo stati sconfitti proprio alla grande proprio, Comunque vabbè dai, avete visto di più o meno di che gioco si tratta. Qua appunto adesso c'è a ogni fine partita c'è il progresso sia del giocatore e sia dell'eroe. E quindi cosa dire, dai, ho voluto appunto farvi capire più che altro di che gioco si tratta. È un clone spudorato di Overwatch, quindi se vi piace Overwatch e avete un PC scaricatelo, perché come ripeto è assolutamente gratuito. Cosa dire, io vi ho detto tutto, spero che magari più avanti esca anche su console, perché no, perché se magari fa tanto successo su PC come è successo per altri giochi, magari verrà anche proposto su console. Però ripeto, attualmente è disponibile solo su PC tramite la piattaforma di Steam, scaricabile in maniera totalmente gratuita. Al limite fatemi sapere sotto nei commenti se lo proverete, se vi piace. Io vi ringrazio se avete visto il video, vi saluto, prima però voglio ricordarvi assolutamente di mettere un bel mi piace al video, perché così magari mi date del supporto anche morale. E se per caso tra di voi c'è qualche hater che metterà sicuramente a prescindere un dislike, o che magari non gli piacerà questo video, ricordatevi solamente questa cosa. Ah, mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. E quindi dai ragazzi, come detto, noi ci vediamo ad un prossimo video inerente sicuramente a qualche gioco di uscita, magari in beta su Steam o su console, di cui vi porterò il gameplay, ma sicuramente, come vi dico sempre, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzuoli!